Donato Metallo, con tutta la tua squadra impegnati in queste amministrative su Racale, senza dubbio una sfida vincente. No, una sfida sicuramente difficile, che abbiamo due consiglieri provinciali e un onorevole dall'altra parte. Quindi sicuramente una campagna elettorale difficile, partiamo da dati elettorali molto bassi rispetto a 5 anni fa, però comunque si sente un'atmosfera bella in paese, una possibilità di cambiamento forte, quindi ci dà forza questo e gli attestati di stima e di affetto sono tanti in questo periodo, insieme a tante cattiverie, però è così una campagna elettorale. Qual è la situazione attuale della città e soprattutto di cosa avrebbe bisogno? Noi partiamo sicuramente, il primo dato è un dissesto a livello finanziario. Abbiamo un disavanzo di amministrazione di 1.700.000 euro e ulteriori debiti. Si tratta chiaramente di andare a risanare prima il bilancio e poi cercare di attuare una campagna elettorale seria con proposte anche a costo zero o piccoli interventi che possano andare a ripristinare il decoro e la bellezza della nostra Racale, appunto. Un sondaggio vi darebbe già per vincenti, ovviamente sono da valutare per quello che sono i sondaggi, ma questo vi rincuora. L'atmosfera attorno alla vostra squadra qual è? No, io faccio sempre i debiti scongiuri quando si parla di sondaggio. È chiaro, è una posizione privilegiata quella di essere avanti almeno a livello di sondaggio. È chiaro che ci sono ancora 2 settimane di campagna elettorale e molti sono gli indecisi, quindi lavoreremo soprattutto su quello, perché c'è parecchia gente che è disaffezionata alla politica e deve tornare al voto. Diciamo, siamo l'unica lista che ha prospettive serie di cambiamento, quindi speriamo di andare a recuperare ancora quegli indecisi e di segnare uno stacco maggiore rispetto alle altre liste. In tutto questo è importante anche la collaborazione da parte dei giovani, degli studenti che sono fuori, è il momento di tornare, di fare il proprio dovere. Guarda, la soddisfazione più grande è vedere tutta quella fascia giovanile che di solito si disinteressa alla politica o è rassegnata, e abbiamo invece tanti giovani nel comitato che affollano il comitato, quindi tanti amici, e questa è stata una soddisfazione, cioè passare da quella atarassia, quella imperturbabilità dell'animo, prima alla rabbia e poi passare successivamente a un impegno, a una cittadinanza attiva. Quindi da questo punto di vista le soddisfazioni sono già arrivate.